There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. Buongiorno Andrea, come stai? Tutto bene? Ma sì, abbastanza bene. Qui c'è un articolo del Fatto Quotidiano in cui c'è scritto che l'università è malata, protestare è inutile, il caso di Tor Vergata ce lo conferma. Ma che è successo, Andrea? Sembra proprio un atto di bullismo, un avvertimento mafioso. O ritira il ricorso oppure sparisce da qui. Ed è il rettore dell'università, Quindi la colpa di questo tizio è quello che ha fatto ricorso al TAR, no? Una colpa terribile, insomma. Questo tizio che noi potremmo chiamare, che ne so, un discepolo, un allievo. Sì, esatto, è un allievo, è un figlio del sistema che a un certo punto si mette sotto il sistema, contro il sistema. Ma a me ti dico, Massimo, a me interessa poco il possibile risvolto penale della vicenda, anche perché leggendo l'articolo non sembra che ci siano state richieste di utilità, no? Si parla di concussione, istigazione alla corruzione. Mi piacerebbe che tu cominciassi magari un po' a raccontarmi, al di là dei profili penali, quali sono le dinamiche che si intravedono da questo trafiletto di giornale. Esatto, perché qui se la prendiamo dal punto di vista organizzativo c'è poco da dire. I processi all'interno dell'università sono stati ben messi sotto osservazione nell'ultimo piano nazionale di aggiornamento del 2018, c'è tutto un capitolo che riguarda proprio l'università. Sarebbe molto più interessante indagare tutta la parte che riguarda le relazioni che si strutturano all'interno dell'università. Per esempio, una delle relazioni più interessanti che si struttura all'interno dell'università è questa qui che tu hai appena aggiunto, la relazione di mentorship, cioè la relazione che si struttura tra il maestro, in questo caso professore universitario, e il proprio discepolo, no? E questa è una relazione molto forte, noi l'abbiamo classificata all'interno delle relazioni sensibili interpersonali, che tende a assai spesso, soprattutto nell'università italiana, ma non solo nell'università italiana, a diventare in qualche misura una relazione pericolosa. Adesso proviamo a spiegare anche perché. Sì, perché tra l'altro una cosa che vale la pena sottolineare, questa è una relazione interpersonale, cioè è una relazione molto simile a quella che si può creare tra padre e figlio, nel senso che il discepolo è figlio del sistema, no? Se noi pensiamo al sistema universitario, e dall'altra parte il maestro che è un po' come il padre, no? Assolutamente, che però si incardina questa relazione all'interno di un'altra relazione, che è quella fondamentale, che noi chiamiamo di agenzia pubblica, in cui esiste un principale, in questo caso l'università, che attraverso il bando, no, deve curare, come interesse primario, quello di curare una certa equidistanza da tutti gli interessi. Cioè, come puoi notare, già avverti una certa conflittualità, no? Tra queste relazioni non si piacciono tanto, diciamo così, insomma. No, anche perché, come sto cercando di far vedere, si forma una sovrapposizione, una interferenza, no? Perché il discepolo finisce per diventare destinatario dell'azione amministrativa e il suo maestro diventa l'agente pubblico. Quindi, come dire, questi due soggetti in qualche modo giocano un doppio ruolo. Questa è una delle relazioni interpersonali, quella tra maestro e discepolo, più forti in assoluto. Per esempio, nei paesi anglosassoni non è che non esistono queste situazioni, esistono anche lì. Cioè, il fatto che il maestro voglia garantirsi una continuità attraverso il discepolo che si è tirato su esiste anche lì, solo che in maniera forse meno ipocrita si è scelto, in maniera forse anche più pragmatica, di fare in modo che il maestro si assuma direttamente la responsabilità della selezionare il proprio discepolo, nel senso che se poi il proprio discepolo ha una performance negativa, chi verrà sanzionato è anche chi l'ha scelto. Ma questa relazione a cosa serve? Risponde a dei bisogni? Cioè, quali sono le dinamiche di questa relazione di mentorship? Beh, questa relazione di mentorship si struttura sempre, però può avere diverse caratteristiche di intensità.
ovviamente, nel senso che una relazione diventa forte e intensa quando soddisfa bisogni forti e intensi. Dipende tutto da come il professore percepisce il suo bisogno, come dire, noi diciamo di non morire, insomma, di non morire nel senso intellettuale, come dire, professionale, eccetera, eccetera. Noi lo chiamiamo bisogno di generatività e l'abbiamo incluso all'interno dei cluster, di un cluster di bisogni che si chiama appunto generatività, che è lo stesso cluster che include il rapporto tra padre e figlio, nei rapporti familiari, le relazioni interpersonali di quel tipo lì, che sono relazioni fortissime perché proprio soddisfano un bisogno di continuità, cioè di continuità nel tempo, di continuità anche di, non solo a livello appunto del proprio DNA, ma noi potremmo dire del DNA intellettuale, in questo senso, insomma. Ok, ok, quindi... assicurare un futuro al proprio, mettiamolo così, è bello, DNA intellettuale. Invece il discepolo quali bisogni può avere? Ecco, il discepolo ha un bisogno sempre abbastanza forte, ovviamente, e abbastanza comprensibile, però è molto diverso da questo, cioè lui non è che deve garantire nulla, nessuna continuità, è all'inizio, insomma, è alle prime anni, quindi il suo invece è un bisogno molto forte, ma non forte come quell'altro, e sta nel cluster che noi abbiamo chiamato identitario, cioè dei bisogni identitari, che raggruppano bisogni di tipo appunto di affiliazione, di appartenenza, cioè lui deve entrare all'interno di un circuito, deve farsi accettare, deve conoscere le regole di un circuito, deve... e quindi diciamo il legame che si salda col proprio maestro serve anche a questo, serve proprio a, diremmo proprio, a fare il debutto in società, insomma, no? Ok, e quindi diciamo maestro e discepolo quindi hanno bisogni diversi, cioè nel senso un po' quello che succede anche tra padre e figlio, che padre e figlio hanno bisogni diversi, e però che cosa fanno? In un certo senso potremmo dire che uno si fa carico dei bisogni dell'altro? Esatto. In tempi diversi? Esatto, il maestro si fa carico dei bisogni del discepolo, appunto bisogno di entrare all'interno di un certo circuito relazionale, di produrre delle con certa autorevolezza garantita dal nome del maestro i propri studi, no? Perché molte volte sappiamo che le pubblicazioni vengono firmate insieme, quindi attraverso il nome del maestro il discepolo si fa una propria reputazione, quindi oltre al bisogno identitario potremmo anche inserire il bisogno di status, okay, di prestigio, no? Che è altrettanto molto, molto forte, insomma. Dall'altra parte, okay, il maestro ha bisogno di garantire continuità al proprio appunto DNA intellettuale, abbiamo detto. Tutta la questione ruota intorno a come questi bisogni vengono percepiti. No? Quando è che una percezione dei bisogni è lineare? Quando esistono, appunto, vengono avvertiti questi bisogni molto forti, ma vengono avvertiti anche bisogni contrastanti e confliggenti, che generano quelli che noi chiamiamo, sai benissimo Andrea, che ci piace tanto, i famosi dilemmi etici. Cioè, sì, sì, sì. Allora è vero che il maestro avverte la necessità di favorire il proprio discepolo, però dall'altra parte anche la relazione d'agenzia pubblica che è molto forte, che spinge, no? Perché ora, se hai fatto caso, le parole del rettore non stanno in quella... No. Hai fatto caso a questo? Prova un attimo a spiegarmelo, Andrea, perché sono così diverse dalla... Beh, perché sicuramente non sono le parole che un maestro direbbe a un discepolo. Esatto. Cioè, qui siamo invece in una relazione... è fortemente gerarchica, in cui il maestro, anziché farsi carico dei bisogni del discepolo, esercita un controllo sul suo comportamento, sul comportamento del discepolo, e quando il comportamento del discepolo non è allineato alle sue aspettative, minaccia sanzioni. A me sembra che questo rapporto, no, asimmetrico, in cui un soggetto fa pressione su un altro soggetto dandogli delle regole e minacciandolo,
assomigli non tanto a una relazione interpersonale quanto a una relazione di delega basata sull'autorità e sulla violenza. Un capo, com'è che possiamo spiegarla? Sta modificando i termini e gli schemi relazionali, cioè lui è sempre all'interno di una relazione di mentorship, ma la sta trattando come se fosse una relazione di agenzia. E guarda, Andrea, queste sono, è abbastanza tipico dell'università, no? Che succede? Succede che c'è un professore, che c'è un assistente, quindi un discepolo, c'è qualcuno che in qualche misura ha bisogno anche di guadagnare dei soldi, perché sappiamo benissimo che i contratti di ricercatore universitario, a volte proprio gli assistenti non guadagnano nulla, insomma. Che succede? Che attraverso la rete relazionale del professore, il professore può garantire un lavoro, prestazioni, docenze al proprio discepolo, no? E vedi come piano piano si trasforma la relazione da mentorship e comincia a diventare agenzia, cioè l'assistente comincia a lavorare per il professore. Esatto, se ho scritto una cosa qui, Massimo, mentre tu stavi parlando, che se da un lato il maestro interpreta la relazione di mentorship come relazione di agenzia, quindi io sono un capo che delega al discepolo di fare delle cose per soddisfare dei miei interessi, e qui entra in gioco la corruzione, secondo me. Dall'altra parte però, chi glielo fa fare al discepolo di essere, di lasciarsi sfruttare? E il discepolo probabilmente interpreta questa relazione di mentorship invece come una relazione di scambio, no? Io oggi do a te e tu domani darai a me. Quindi abbiamo, se vuoi, una doppia manipolazione, una doppia tossificazione. Cioè, da una situazione iniziale in cui noi abbiamo due soggetti, maestro e discepolo, che hanno bisogni diversi, ma che dovrebbero in qualche maniera farsi carico l'uno dell'altro, no? Il maestro si fa carico della formazione presente del discepolo e il discepolo garantirà un futuro agli studi che il maestro ha fatto. Arriviamo invece in una situazione fortemente compromessa in cui le due parti in causa percepiscono di stare dentro a relazioni diverse, no? Per il maestro è una relazione di delega, per il discepolo è una relazione di scambio. Esatto, l'aspettativa del discepolo è: io, va bene, ti faccio praticamente gratis il lavoro al posto tuo, sostanzialmente ti scrivo addirittura le pubblicazioni e poi tu ci metti la firma, perché questa è un'altra, un'altra distorsione che osserviamo molto spesso, però io ho l'aspettativa che alla fine la cattedra sarà mia. Per tornare un attimo alla prima slide, come vedi, è talmente forte la sovrapposizione tra il maestro è la gente, il discepolo è il destinatario, che chiaramente qualunque cosa succeda dentro alla relazione di partnership si va a scaricare sui ruoli pubblici e quindi anche sui processi che questi ruoli gestiscono. Cioè, in particolare, finché noi abbiamo una sana relazione di mentorship, no? Che è semplicemente la relazione tra un maestro e un discepolo, chiaramente che cosa succede? Succede che l'agente pubblico diventa meno imparziale nei confronti del destinatario, cioè agente pubblico e destinatario si sentono parte di una stessa comunità. Ma il vero problema nasce quando queste relazioni si tossificano e i due soggetti cominciano a percepire qualcosa di diverso. Questo perché? Perché se il maestro, che è anche l'agente pubblico, e quindi gestisce dei processi, magari è responsabile di un dipartimento, ha degli interessi secondari che esprime all'interno della sua relazione di agenzia con il discepolo, ecco che appunto la relazione tra agente e destinatario diventa una relazione tra un principale e un agente, si confondono i piani. Ancora peggio quando il discepolo interpreta il mentorship come una relazione di scambio, si innescano delle dinamiche di baratto all'interno della università. Esatto.
Esatto, ed è il motivo per cui l'università è uno dei luoghi, diciamo, con maggior rischio di corruzione, proprio perché all'interno queste relazioni sono molto forti, c'è molta superficialità, soprattutto in capo al corpo docente, nel codificare correttamente questi rischi, cioè i rischi di sovrapposizione di questo tipo di relazioni. Bene ha fatto il piano nazionale a inserire quel capitolo sull'università. È ovvio che però le università devono assumersi assolutamente il carico di questo, e chiaramente la vicenda che abbiamo visto oggi genera come dire, una certa angoscia in chi, soprattutto queste cose le ha osservate, le ha viste, le ha sperimentate e sa benissimo che quanta distanza c'è tra. Una distanza di tipo cognitivo, soprattutto, non è tanto di tipo etico, perché l'etica, come sai benissimo, Andrea, perché lo diciamo spesso ai nostri corsi, è in gran parte consapevolezza. Sì. Cioè, io sono sicuro che questi docenti, il rettore, abbiano un'etica probabilmente molto forte, ma il problema è che non sanno codificare correttamente le Relazioni. Sì. relazioni e soprattutto non sanno attribuire alle relazioni, non percepiscono correttamente i bisogni che pompano queste relazioni. Il PNA si occupa di questo quadrato qua, no? Te l'ho messo lì. Quindi guarda e mira alla correttezza voglio dire, dell'agire pubblico e a evitare forme di malagestio. Effettivamente, alcuni docenti universitari che io conosco si sono ribellati a questa posizione del PNA dicendo che che il funzionamento, le peculiarità del mondo accademico sono tali per cui ci sarà sempre bisogno di una relazione di mentorship, no? Allora, quindi da un lato posso anche essere d'accordo, però quello che deve fare il mondo accademico è affrontare con senso di responsabilità quello che viene fatto all'interno di questa relazione così forte, no? Cioè, se da un lato noi abbiamo il piano nazionale che richiama una regolarità procedimentale all'imparzialità e all'equidistanza, dall'altra parte il succo del problema non sta dentro ai procedimenti pubblici, il succo del problema sta dentro al fatto che questa relazione viene costantemente manipolata e quindi quello di cui noi avremmo bisogno è non tanto di un PNA, quanto di una responsabilità nell'uso di questa relazione, quella che noi chiamiamo una ecologia della relazione. Cioè, posso anche ammettere che il docente universitario dice che senza relazione di mentorship non ci sarebbe progresso scientifico, anche se un po' di sana libera concorrenza ogni tanto non fa male. Però va bene finché la relazione rimane questa qua che vediamo. Se la relazione si modifica e viene tossificata, c'è talmente un parallelismo, no? Tra relazione di mentorship e funzionamento dell'università, che qualunque disfunzione relazionale si scarica e diventa disfunzione organizzativa. Andrea, ma questo modo di osservare le relazioni, che insomma, sembra veramente molto promettente, no? Noi lo stiamo sviluppando, vero? È in questo momento che lo stiamo sviluppando. Vogliamo svelare anche qualcos'altro, insomma. Sì, stiamo esplorando in questi mesi questa dimensione anche complessa delle dinamiche relazionali e delle dinamiche dei bisogni, perché stiamo scrivendo un libro che ci auguriamo sia la seconda pubblicazione di Spazio Etico, che ha un titolo molto, secondo me, molto interessante, Il codice sorgente della corruzione. Cioè è un'opera che vuole rispondere a questa domanda.
perché le persone si infilano dentro a dinamiche che poi le portano verso la corruzione? Lo fanno perché sono, perché nascono disoneste, diventano disoneste? Da dove nascono queste dinamiche? Ecco, la nostra, una delle direzioni di ricerca di questo libro che stiamo scrivendo è che queste dinamiche si verificano proprio in relazione a come le persone percepiscono i loro bisogni, a come le persone utilizzano le loro relazioni e al fatto che, come abbiamo visto prima, dei malfunzionamenti all'interno della dimensione relazionale, quindi un uso non ecologico, tossico, delle relazioni impatta e crea poi disfunzioni e azzardi morali all'interno della funzione pubblica. Come dire, le persone non sono disoneste, sono forse fragili e stupide, no? E fare l'agente pubblico non è facile, è un lavoro molto complesso, richiede molta responsabilità, in come le relazioni della sfera privata debbano essere gestite. Come diciamo sempre noi quando facciamo i corsi sulla valutazione del rischio e la mappatura dei processi, il rischio di corruzione lo vediamo dentro ai processi, ma non sono i processi che fanno la corruzione, sono le persone che fanno la corruzione. Quindi è importante sicuramente controllare i processi, dare le procedure, fare analisi di rischio, però non dimentichiamoci mai che questo significa solo capire quanto l'organizzazione pubblica è vulnerabile. E l'innesco però della corruzione lo fanno le persone. E quindi, proprio perché l'anticorruzione non diventi una semplice qualità, quindi per seguire la qualità dei processi, ogni tanto bisogna mettere la testa fuori dalle pubbliche amministrazioni e cercare di capire come gli esseri umani, come le persone stanno insieme e, come in questo caso, quanto sia difficile per le persone vivere in un modo ecologico, sincero, pulito le proprie relazioni.